4-5 volte. Però anche a Cremona ti spiega. E far ripartire da Pontevico. Ma secondo me loro. Chi va a prenderli può andare col treno fino a Pontevico. Io sto rallentando a fare il video. Ah, ho capito. Io tra... A me al massimo. Il giardino pieno di viole. Sì, vero, anch'io. Profumatissima, tra l'altro. E anche le margherite hai. No, caduto! No! Sì! Spero se avevo lasciato un picco libero! È una bella soluzione perché lascia filtrare. Sì, guarda, l'hai indovinata qua, perché è troppo vicino al Mella. Ecco, sulla riaccia canale Leoflagen, paese di origine longobarda. Mella ha scavato dei diversi ripiani e ci sono dei panorami a cingola che sono fantastici. Qui si è fermato già Bertagni. Via tutto il giorno per fare Brescia, io Brescia. Bicicletta? Sì, in bici. Vero, c'è. Sì. C'è Bruno lì che lui piace organizzare sempre così. Va in bici e dopo assaggi i prodotti locali. Perfetto, cazzo, perfetto. So che credo che non questa, la prossima volta va. La prossima. Va in zona di Verona. Va a bere il vino allora. Ah! Ovviamente, Bartolicella, Prosecco, Amarone, che meraviglia, oro questo qua, oro. Una scorciatoia, va bene, perfetto. Stradale con un pezzo di sterrata di raccordo. Quando si accende si spegne. Ah, ecco.
se non sbaglio, un bel... Adoro lì. Del Decca, un bel quadro del Decca, ed è quotato il Decca. Vieni su a prendere l'aperitivo? Vado a casa che arrivano già comunque mica tanto presto, eh. Dove sono adesso? 11:30. Perché prima di mezzogiorno non sono a casa. Ah beh, più o meno, verso mezzogiorno.